Amiche ed amici, ciao a tutti! Adesso vi mostro come realizzare una semplicissima e velocissima foglia all'uncinetto che servirà per decorare le nostre borse, ma non solo. Allora, ho preso del cotone un po' più spesso e ho lavorato esattamente 9 catenelle, quindi 4, 5, 6, 7, 8, nona ed ultima catenella che ci servirà per girare. A partire dalla seconda vado a lavorare un punto basso. Nella seconda catenella invece andrò a lavorare un mezzo punto alto, quindi prendo il filo e poi chiudo tutte e tre le asole insieme. Nella terza catenella andrò a lavorare un punto alto, quindi prendo sempre il filo, stavolta chiudo le prime due asole e dopodiché chiudo le altre due. Nella catenella successiva, nella quarta, avvolgo il filo due volte, per cui faccio un punto altissimo. Entro sempre nella catenella, ma stavolta prima chiudo le prime due asole, poi le altre due, quindi riprendo il filo e poi chiudo le altre due. Ecco qui, lo stesso procedimento lo ripeterò nella catenella successiva, quindi nella quinta, quindi avvolgo sempre il filo due volte e man mano chiudo le asole a due, le prime due, le altre due e le ultime due. Adesso facciamo il lavoro al contrario, quindi nella catenella successiva vado a lavorare un punto alto normale. Nel punto successivo un mezzo punto alto. E poi nell'ultima catenella che mi rimane vado a lavorare un punto basso. Quindi in maniera speculare ho lavorato gli stessi punti iniziali. Adesso per continuare dobbiamo ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte. Quindi gireremo il lavoro leggermente e sempre nell'ultimo punto andiamo a lavorare un ulteriore punto basso per un totale di due nella stessa catenella e dopodiché si procede. Un mezzo punto alto, un punto alto, un punto altissimo nei prossimi due punti, nelle prossime due catenelle, e poi un punto alto nella catenella successiva, nella terz'ultima, un mezzo punto alto nella penultima catenella e nell'ultima catenella concludo con un punto basso, ma in realtà concluderò con un punto bassissimo nel primo punto basso realizzato per, insomma, chiudere il lavoro. Catenella di sicurezza e poi procediamo, stacchiamo il filo, sfiliamo l'uncinetto. Questo è il risultato, avete visto, semplicissimo. Prendo un ago e vado a nascondere i fili in eccesso all'interno delle maglie. Come notate, prima inserisco l'ago, poi il filo della cruna e tiro tutto. Stessa cosa faccio dall'altra parte. Ecco qui, filo nella cruna e poi nascondo il tutto. Infine taglio i fili in eccesso e voilà, questo qui è il risultato: una foglia più grande, verde scura, una foglia più piccola, un po' più chiara. Ovviamente le dimensioni della foglia variano al variare dello spessore del filato, infatti per la foglia più grande ho utilizzato un filo un po' più spesso, per la foglia più piccola un filato un po' più sottile. Adesso tocca a voi realizzare tante foglie, perché no, dei fiorellini per decorare le vostre borse, proprio come ho fatto io per la borsa infeltrita. Questo è il risultato, anzi fatemi sapere se volete vedere anche come ho realizzato questi bellissimi fiorellini.